Telecomando. Ciao a tutti, grazie per essere qui. La Juve gioca alle 20:45, il Torino mi sa che ha già giocato, quindi siete tranquilli, no? A posto. Grazie per essere qui, dicevo, non è scontato occuparsi di domenica, specialmente di politica, ognuno di noi ha la sua vita, la sua famiglia, e quindi vi ringrazio doppiamente. E la carrellata di immagini che ha fatto vedere prima Davide Bono, ma anche quello che ci raccontava Danilo, non vi nego che dopo 5 anni, a conclusione di questo percorso in Parlamento, un pochettino te la senti qua nello stomaco, no? Ti dà un po' di emozioni e di brividi. E c'è l'immagine, ad esempio, che per me è molto toccante, di noi sul tetto della Camera, perché quello che avete sentito fuori, quindi sui giornali, sui media nazionali di quel giorno, forse un decimo dell'attacco che abbiamo subito noi che eravamo sul tetto della Camera quel giorno. Ricordo che mentre eravamo su, in situazioni incredibili, quindi con i commessi della Camera e il questore che ci intimavano di scendere, e noi avevamo bloccato la scala d'accesso al tetto e minacciavamo di buttarci di sotto se non interrompevano i lavori in aula, cose di questo tipo. Intanto in aula, quando chiamavamo e c'erano i nostri colleghi giù, c'era Ettore Rosato che urlava all'atto eversivo da condannare fermamente. Ci diedero qualcosa come 30 giorni di espulsione dalla Camera, che per loro, che era la prima volta che applicavano una sanzione di questo tipo, doveva essere quella che ci metteva KO. Perché? Non perché c'erano l'espulsione, ma perché 30 giorni di assenza dall'aula sono 6.000 euro che perdi, 200 euro al giorno, no? Quindi per loro questo doveva essere. Noi tornando in aula abbiamo detto: scusateci ragazzi, ma vi dobbiamo dire una cosa, noi i soldi ce li dimezziamo già e non ci teniamo, quindi non ci avete tolto proprio nulla e andremo avanti perché stiamo difendendo il popolo italiano. Quella è stata la logica. Ed è uno dei motivi, perché poi uno pensa, guarda questi personaggi e crede che ci sia dietro sempre una finalità politica di chissà che tipo, no? Loro non hanno mai detto nulla, anche i grandi gruppi che hanno fatto opposizione, che storicamente ci ricordiamo, no? Non hanno mai fatto nulla che andasse oltre un certo limite, che bloccasse quindi davvero la proposta e l'aula, perché non volevano essere espulsi, perché è una questione economica, dietro tutte le scelte che fanno c'è questo. E anche i gruppi che hanno occupato l'aula, la occupano fino al momento in cui la Presidente dice: ti richiamo all'ordine, al secondo richiamo ti caccia, magicamente finiscono di protestare, no? Ma non è che sto dicendo che sia giusto occupare l'aula, sto dicendo che sia giusto fare opposizione, e il Movimento 5 Stelle è il primo gruppo politico nella storia d'Italia che ha fatto davvero opposizione per 5 anni. Perché dico questo? Perché c'è una prova testimoniata. Perché sono arrivati ad applicare per la prima volta nella storia la famosa ghigliottina alla Camera dei Deputati, che non era prevista dal regolamento, sul decreto IMU Banca Italia? Perché per la prima volta un gruppo politico, utilizzando il regolamento, quindi senza violare nessuna regola, con interventi a ruota in aula, era riuscito a portare un decreto a scadenza. Noi siamo stati 4 giorni in aula a parlare notte e giorno fino a portare a scadenza un decreto, quello IMU Banca Italia. Quindi, siccome a mezzanotte scadeva e dovevano rimandarlo indietro, alle 11:59 la Presidente Boldrini ha messo in votazione senza concedere ancora parola, come invece ci spettava dal regolamento. Quindi chi ha fatto un atto eversivo quel giorno è stato chi doveva proteggere le opposizioni, che è quello che il ruolo che gli dà la Costituzione e il regolamento della Camera al Presidente del Parlamento, Camera o Senato che sia. Capite che allora, quando poco fa Danilo diceva alcune cose, vi porto altri aggiornamenti, ha tirato fuori un'altra perla dal Silvio Berlusconi, che non è soltanto quella che ha detto Danilo. Proprio oggi, in 80 minuti di delirio televisivo, ha dichiarato che Marcello Dell'Utri è una delle persone più trasparenti che conosca ed è un prigioniero politico. Io voglio analizzare questa frase, non per parlare di Berlusconi, ma perché se lui in Dell'Utri vede una delle persone più trasparenti che conosca, ci credo. Se ti circondi di delinquenti e mafiosi, Dell'Utri è una persona trasparente, no? Che sia un prigioniero politico, ci credo anche dal suo punto di vista, perché è quello che ha fondato Forza Italia insieme alla mafia siciliana e che ha dato quindi a Silvio Berlusconi il governo di questo paese con i voti della mafia. Con chi? Con Mangano, quando ha fondato il partito, ma con gente come i Miccichè, i Cuffaro e compagnia bella in Sicilia, che infatti diedero 61 collegi quando si presentò in Sicilia e vinse con la totalità dei collegi siciliani. Allora, perché è giusto ricordare queste cose? Perché non lo fa la stampa.
e in un paese libero, con una stampa libera, gente come Silvio Berlusconi sarebbe o in galera, ma certamente non a fare politica. E altrettanto perché questa gente è ancora lì. Questa gente è ancora lì che condiziona la vita politica nazionale, e se la stampa facesse il suo lavoro degnamente, non gli crederebbe più nessuno, come in Lombardia, in Veneto e in Piemonte, nessuno crederebbe più alla Lega Nord, che diceva per tanti anni mai più con Silvio Berlusconi, si sono messi di nuovo insieme perché l'obiettivo è entrare di nuovo in maggioranza e non fare nulla come hanno fatto negli anni che sono già stati in maggioranza, perché hanno governato per 8 anni, tranne spartirsi potere, soldi e poltrone. Le poltrone di Salvini, che è sempre stato lì, di Bossi, che è sempre stato lì, i soldi che hanno rubato con lo scandalo dei rimborsi della Lega Nord, con i soldi in Tanzania, tutto quello che sapete, e il potere, perché la verità è che questa gente poi controlla tramite Comunione di Liberazione e altre entità che ci ruotano intorno tutto quello che si muove in Italia. Allora, occuparsi di politica, che è la cosa di cui oggi dovremmo, su cui oggi dovremmo ragionare di più. Quando parliamo di astensionismo, parliamo di persone che hanno scelto di non occuparsi di politica. E quando io parli con chi non vota, io ho fatto la campagna in Sicilia, sono stato un mese giù per aiutare i ragazzi siciliani, e chi non votava ti diceva no, perché tanto sono tutti uguali e non mi interessa più votare. Io dicevo, ma ti rendi conto che se tu scegli di non votare, se scegliono di non occuparsi della tua vita, perché nel momento in cui consegni il paese a questa gente, tutti gli appalti vanno alle solite 4 famiglie, tutto ciò che in Italia avviene viene gestito dalle stesse famiglie, che tu sia un imprenditore o un disoccupato o un pensionato, quelle scelte di questa gente ricadranno direttamente sulla tua vita. Quindi non occuparti di politica, non andando nemmeno a votare, non dico di essere un attivista di un partito politico, andare a votare significa scegliere che la politica si occupi di te e se ne occupi male. Ed è questa la grande rivoluzione che stiamo facendo noi, motivo per il quale nasce Rousseau. L'intuizione politica di Gianroberto Casaleggio fu esattamente questa. Anche il Movimento 5 Stelle, pensate la profondità di quel pensiero, potrebbe un giorno avere degli esponenti politici che possano tradire i loro elettori. Quindi va interrotto il meccanismo di rappresentatività e va introdotto il meccanismo di partecipazione attiva e di scelta del proprio futuro tramite un meccanismo democratico e condiviso. È di questo che stiamo parlando oggi. Dobbiamo contestualizzare quello che vi stiamo raccontando, perché altrimenti sembra uno strumento per legittimare il fatto che noi esistiamo. Non è così. Lo strumento è il percorso. Noi siamo degli attori temporanei di questo percorso, ce lo dobbiamo mettere in testa, perché il prossimo giro ci sarete voi, non ci saremo più noi, quindi io verrò da questa parte ad ascoltarvi, ma chi comanderà sarà sempre chi su quella piattaforma decide ogni giorno quello che stiamo facendo. Dobbiamo raccontarvi quindi le varie sfaccettature di questo percorso, no? Io ascoltavo poco fa Danilo che vi parlava di Lex Iscritti. Lex Iscritti è un po' il meccanismo che potremmo chiamare a livello informatico bottom up, quindi dalla base al vertice. Vertice non intendo come una piramide, ma vertice istituzionale, no? Quindi chi, il decisore politico, prende ordini dalla base che scrive le leggi su quel sistema. C'è l'altro percorso invece, che è quello top down, dalle istituzioni al cittadino. E sono le tre forme di Lex Europa, Parlamento e Regione. Ovvero tutto quello che deputati al Parlamento, senatori al Parlamento, parlamentari europei e consiglieri regionali decidono di scrivere e di far diventare legge, devono necessariamente caricarlo su queste piattaforme per un periodo di 60 giorni. Cosa significa questo? Che sulla piattaforma dove spero che tutti voi accediate già, caricano la proposta, inseriscono obbligatoriamente un video, una sintesi, un titolo parlante, perché l'altra cosa, vi ricordate Beppe che raccontava, faceva il gioco di leggere i titoli delle leggi e nessuno le capiva? Ecco, noi abbiamo anche introdotto questa cosa necessaria. Se tu scrivi leggi, le leggi devono essere capite da chi poi deve applicarle quelle leggi, perché altrimenti per chi le sta scrivendo queste leggi? No, quindi utilizziamo dei titoli parlanti, tanto poi la legge la puoi... La verità è quando scrivono leggi con dei titoli complicati è solo per fare i fighi o per non farvele capire, non c'è un'esigenza, non è che l'ufficio legislativo mi dice che devo scrivere parole di chissà che tipo. Io posso scrivere anche
riforma del settore sanitario in ambito di disabilità. Non devo scrivere riforma del comma 4, eccetera, eccetera, tanto tutte queste cose le posso scrivere nella sintesi e nel codice poi delle leggi, no? Allora, titolo parlante perché tutti devono capire che stiamo parlando, commissione di riferimento, proponente della proposta e proposta con suo articolato. Questo per tutte le tre piattaforme. Nella piattaforma i cittadini hanno 60 giorni per fare proposte di modifica con dei parametri, quindi possono essere di modifica a cose che vanno aggiunte invece, oppure anche commenti su quello che c'è scritto. Noi abbiamo l'obbligo, e vi spiego perché, di fare questi passaggi e poi di ascoltare anche quello che c'è nei commenti, integrarlo nella legge, ovviamente se è in linea con la nostra storia politica. Siamo nati dalle 5 Stelle, quindi se voi fate un commento, no, l'acqua va privatizzata, è ovvio che non viene preso in considerazione, perché nasciamo da delle teorie precise, e questa è una digressione che va fatta. Io come capogruppo di Commissione Affari Esteri giro tanto il mondo e l'Europa, e porto in giro anche un librettino in quattro lingue sulla storia del Movimento 5 Stelle. Quando dico che le nostre proposte vengono votate su una piattaforma e che siamo posti ideologici, mi dicono: beh, quindi come fate a decidere sulle grandi questioni? E io dico: beh, secondo la storia del nostro movimento, che nasce da un progetto sociale e nasce da un blog di discussione condivisa, no? E molta gente non capisce ancora, neanche in Italia, e quindi è un invito che vi faccio a raccontarlo, che essere post ideologici e dire uno vale uno non vuol dire non avere idee e l'uno vale l'altro, sono cose molto differenti. Cioè, quando io scrivo una legge o i miei colleghi, prima ci confrontiamo con degli esperti, passiamo all'ufficio legislativo, rendiamo a norma di costituzione la legge che proponiamo. Quando è una bozza definitiva, diciamo, la carichiamo e i cittadini ci lavorano sopra. Viceversa è lo stesso, nel processo lex iscritti il cittadino prepara l'idea, perché nessuno vi chiede di sapere come si fa il codice legislativo. Poi Danilo con il tutor vi mette in contatto con l'ufficio legislativo, si porta avanti la legge fino a che viene a norma di legge, come vi suol dire, no? Ed è quella che viene votata. Quindi il tema del non mi farei mai operare da un muratore, come qualcuno mi dice, non ha senso, perché il muratore che ha l'idea intelligente verrà aiutato dal medico per fare una legge che risolve un problema che lui da utente di ospedale ha notato essere un problema, no? E il concetto di uno vale l'uno non vuol dire uno vale l'altro, ripeto, perché è la comunità che lavora su un'idea, non è il singolo cittadino, altrimenti lo potremmo fare come fanno tutti i partiti, che ognuno di noi fa quello che gli pare, no? Quindi il nostro percorso, che a livello informatico si chiamerebbe appunto top down oppure bottom up, in realtà è quello che sempre a livello informatico, scusate la deformazione, sono un ingegnere informatico, si chiama peer to peer, ovvero alla pari, e quella è l'innovazione che facciamo. Perché? Perché io non faccio depositare, io alla Camera e Nunzia Catalfo al Senato, nessuna legge col visto si stampi, quindi davvero depositata, finché non fa questo percorso. E Danilo obbliga le commissioni a lavorare sulle leggi che voi depositate. Di conseguenza il sistema diventa magicamente, perché è una magia se guardate il Parlamento, tutto quello che succede intorno a noi, un sistema che mette totalmente alla pari il cittadino e il cittadino dentro le istituzioni. E questa è la più grande innovazione che abbiamo portato alla politica in questi anni, sulla quale stanno facendo i conti, perché io ogni volta che ho l'occasione glielo ricordo, anche per farli incazzare, che noi siamo nati perché loro non solo hanno mai pensato a cose di questo tipo, ma anche l'unico meccanismo che c'era, la legge di iniziativa popolare, l'hanno bloccata quando gliela presentammo nel 2007 e nel 2008, altrimenti non saremmo mai nati. Pensate quanto oggi vorrebbero fare con le riforme pur di non farci nascere. E quella è l'innovazione. Quindi sono tutti i vari commenti, noi li raccogliamo, e c'è l'altra faccia del voto su Rousseau. Ve l'accennava Danilo, noi scriviamo il programma e votiamo anche i candidati su Rousseau. Io ad esempio sono il responsabile del programma di politica estera del Movimento 5 Stelle e il programma è stato totalmente votato, come tutti gli altri programmi. Anche lì, non è che mi sono svegliato e ho scritto il programma di politica estera, vi ho fatto dei tavoli di lavoro. Prima tra di noi, commissioni affari esteri e comunitari della Camera e del Senato, in contatto con i parlamentari europei. Noi lavoriamo molto con i parlamentari europei perché le materie sono spesso concorrenti o comunque triangolano tra regione comune, tra regione Parlamento europeo e Parlamento nazionale. Poi abbiamo fatto incontri con i cosiddetti stakeholders, con i referenti che poi subiscono le tue leggi, perché l'altra innovazione che dovremmo portare veramente in politica
è che se tu fai una legge, quella legge deve avere dei parametri valutabili. Cioè, se tu fai una legge, e ce ne sono 25.000 oggi in Italia, e non sai e non scrivi nella legge qual è il parametro per dire se quella legge ha funzionato o meno, tu stai lavorando per te stesso, per il tuo egoismo di sentirti bravo che hai fatto un'ennesima legge. Invece in altri parlamenti, come il Parlamento inglese, ci sono dei parametri che tu devi scrivere nella legge, ovvero entro 2 anni, ho scritto il Jobs Act, entro 2 anni devo creare 10.000 posti di lavoro. Se quei 10.000 posti di lavoro non sono stati creati, la legge viene cancellata. Quello è quello che devi fare. 25.000 leggi. Allora, il meccanismo che dobbiamo noi creare è quello. Il cittadino porta la sua idea perché vive una necessità. Noi con i confronti con gli stakeholders otteniamo questo. Io ho fatto incontri con tutte le ONG più importanti d'Italia, Oxfam, ActionAid, Medici Senza Frontiere e tutte le altre, per dirci cosa gli serviva quando abbiamo scritto la legge sulla cooperazione internazionale. Abbiamo incontrato ambasciate, io incontro ambasciate regolarmente ovviamente, però l'abbiamo messo intorno a un tavolo su temi specifici di politica estera. Quando abbiamo avuto un prodotto finale abbiamo detto ok, grazie a tutti gli esperti, ma la parola ai nostri iscritti. E abbiamo messo il programma in rete, è stato votato ed è quello che oggi trovate su www.movimento5stelle.it/programma. Lì trovate tutti i programmi già votati e quelli che ancora devono essere votati. Scelta dei candidati. Ci dicono, sono pochi voti ancora, noi facciamo le primarie e portiamo 2 milioni di persone a votare. Premesso che senza nulla togliere 2 milioni, togli i cinesi, togli quelli che vanno a votare perché gli danno 2 euro per andargliene a mettere uno nel loro bussolotto, rimangono quei pochi, io dico in buona fede, poveretti che ci credono ancora, e comunque mossi da cordate per avere cosa? Per avere il potere di uno che metterà dentro gli altri, ed è quello che sta facendo fuori Renzi, no? Perché il Parlamento è ancora quello di Bersani e lui da fuori cerca di ritirarsi dalla sua, no? Però si stanno scontrando in questa maniera. Noi facciamo elezioni veramente libere su gente che potete verificare dai loro video, dai loro curricula e da quello che hanno fatto sul territorio, perché poi io ho notato una cosa, lo do come dato positivo. Normalmente chi vince le nostre votazioni online sono quelli che davvero hanno lavorato negli anni precedenti. Ci sono gli outsider ovviamente che competono alla vittoria finale, ma la gente riconosce sempre il merito sia di curriculum che di attivismo o per come hanno svolto il loro ruolo da portavoce a chi poi viene scelto come presidente. È successo con Giancarlo Cancelleri in Sicilia, che per 5 anni di opposizione ha girato tutta la Sicilia per raccontare quello che succedeva. È successo ieri a Dario Violi in Regione Lombardia, che ha lavorato tanto sul territorio, e succederà a chiunque di voi si voglia candidare un domani. Noi questo lo facciamo online, lo facciamo insieme, ed è un percorso che continueremo a fare sempre meglio, perché stiamo lavorando su un'evoluzione tecnologica molto molto importante, che è quella di rendere più facile la certificazione, più veloce il login sul nostro sistema e il passaggio a sistemi nuovi come la blockchain, che renderà intanto infallibile il sistema perché non hackerabile, e poi finiranno di romperci le scatole con ma chi certifica, perché la blockchain è un sistema che si autocertifica in buona sostanza, e vi invito a studiare qualcosa in tal senso, poi magari un giorno ne parleremo. Ci stiamo lavorando tutti quanti insieme, i referenti di Rousseau con la Casaleggio Associati e tutti gli uomini di buona volontà, perché soldi non ce ne sono, che lavorano attorno alla Casaleggio Associati, quindi vi chiedo una mano di partecipare sia su Rousseau, perché l'obiettivo è iscrivere 1 milione di persone nel prossimo anno per rendere il meccanismo davvero potente, e sia perché è il meccanismo più bello che abbiamo per dare una risposta chiara a chi ci dice che facciamo soltanto la politica del click. La politica nostra è quella che vi ho descritto ora. A proposito di risposta chiara, passo la parola alla vostra sindaca Chiara Appendino. Grazie a tutti, grazie davvero.